E Titti è stata colta di notte, a tradimento mentre dormiva nella sua casa. E il mostro, non so come, aveva fatto delle chiavi. Col figlio in casa, oltretutto, l'ha uccisa davanti al figlio, quindi è stata un'atrocità nell'atrocità. Titti purtroppo non è stata tutelata, l'ex marito aveva il braccialetto elettronico che non ha funzionato. Una fiaccolata lunedì sera a Torre del Greco per ricordare Concetta Marrocco, ennesima vittima di violenza e di femminicidio. Il 14 ottobre è morta Titti, non ce l'ha fatta, è una tra le tante, è una nostra concittadina, mia grande amica. Spero che questa iniziativa abbia una buona risonanza e che tutta la cittadinanza intervenga in onore di Titti e di tutte le vittime di violenza, tutte queste povere donne che sono state uccise, quest'anno. Anche il marito era di Torre del Greco. Anche il marito, era di Torre del Greco, entrambi dopo il matrimonio si erano trasferiti ad Ancona per lavoro, lei infermiera e lui lavorava in un'azienda. Lei ha ancora un figlio minorenne, e quindi è quello che in questo momento deve essere più tutelato. Ha subito di tutto. Chi era Concetta Marrocco, un suo personale ricordo? Concetta è stata ed è mia grande amica, ci siamo formati insieme, abbiamo studiato insieme, è una grande professionista, è una donna con un cuore grande. Quindi merita tanto onore, lei e tutte le altre vittime di femminicidio. Noi parteciperemo il 27 per ricordare la nostra concittadina torrese e come ricordiamo anche Maria Arca Mennelle che fu ammazzata un paio di anni fa. Queste devono finire, gli uomini la devono finire e le donne si devono ribellare, denunciare, denunciare, denunciare. Non si può stare più in silenzio e non si possono avere più queste tragedie. Si abbandonano i figli, si ammazzano e poi questi qua fra 7-8 anni ci ritroviamo pure fuori perché o buono condotto così un domani si possono avere anche la rivalsa con i figli e dire questi sono i figli miei, devono andare con loro.